il Natale è celebrazione, annuncio, gioia di una visita, è la visita del Signore in mezzo a noi, è venuto più di 2000 anni fa e lo riaccogliamo oggi, perché il Natale è celebrazione non solo di ricordo, di memoria, di quello che è avvenuto un tempo, ma è celebrare oggi il venire del Signore. Ancora di più, il Natale ci ricorda l'attesa del Signore che verrà, cioè è una promessa di incontro. E allora la prima cosa che vorrei dire, vorrei augurare a tutti voi, è di vivere incontri veri nella vostra vita, quelli dell'umanità che vi accompagna in casa, nel lavoro, nella quotidianità della vita. L'augurio di fare incontri veri, incontri di vita, incontri che vi arricchiscano, e l'augurio che l'incontro con Dio sia un incontro vero. E è un incontro possibile perché è Lui che ti cerca, ti attende, e se ti incontra cambia la vita, rinnova la vita. Tutti coloro che hanno incontrato il bimbo che è nato a Betlemme, sottolinea il Vangelo, provarono una grande gioia. Ed è il mio augurio, l'augurio della gioia. E poi il Natale è un racconto anche di una visita di Dio. È venuto a casa nostra, è venuto, dice Giovanni, ha posto la sua dimora, la sua tenda in mezzo a noi. E allora con questo augurio vorrei far visita a casa vostra, che è la casa con le mura, ma è la casa che è la vostra vita. Mi faccio vicino a voi per visitarvi, per portarvi un augurio di pace, ma per parlarvi di questa nascita del Signore in mezzo a noi, per portare a casa vostra questo augurio di pace e di incontro. E allora a tutti voi, dai bambini ai più anziani, chi è sano e chi è malato, i giovani e chi ha impegni professionali, a tutte le nostre famiglie, a te che ascolti, auguri, buon Natale. Prontissimo. Molti bambini mi diranno: Babbo Natale, ma le renne, la slitta, Rudolf? Sicché volevo dire, gli dico: bambini, state tranquilli, quando Babbo Natale arriva, voi sarete a letto che dormite e la mattina del Natale avete i regali sotto l'albero. Che bello che è! È arrivata la notte più magica dell'anno, quella in cui Babbo Natale scende dai camini per portare doni ai più piccoli. Ad Arezzo intanto in queste settimane sono stati oltre 5.000 i bambini che sono stati a trovarlo nella sua casa in Piazza Grande, dove hanno lasciato le letterine dei desideri. Abbiamo avuto un sacco di richieste per quanto riguarda i cuccioli, c'è un proprio di animali veri, e invece un bambino ha detto: dato che io vivo in un appartamento e non posso portare il mio animaletto fuori, lo voleva meccanico, ha proprio specificato questa cosa. C'è stata una letterina di un bambino che ha ringraziato Babbo Natale perché è finito il Covid e quindi ha ripotuto tornare a giocare con gli amichetti, molte richieste anche da parte degli adulti, tra cui Babbo Natale paga la bolletta della luce e del gas, è andata per la maggiore quest'anno. Ed intanto la città si prepara ad un altro lungo fine settimana, seppur con numeri inferiori ai weekend precedenti, che hanno visto le strutture ricettive occupate per oltre il 90%. Un fine settimana più leggero rispetto ai precedenti, ovviamente, però già il tasso di occupazione alberghiera rispetto a quello dell'anno precedente nel pari periodo è superiore di quasi il 15%, quindi alla fine anche un weekend che è, ripeto, non è l'8 dicembre, insomma, non è la stessa cosa, è un weekend che si presenta come da previsioni più leggero, è comunque un weekend positivo. Beh, avevamo già anche a fine 2021, inizio 2022, segnali di un aumento forte di costi energetici, di materie prime, irreperibilità delle materie prime, quindi i dati non erano proprio così positivi. Poi purtroppo la guerra in Ucraina ha davvero fatto precipitare un po' la situazione. Dobbiamo dire che però le nostre imprese, il nostro tessuto economico ha dato dei risultati comunque buoni. Abbiamo i primi dati dei primi 9 mesi di esportazione che sono comunque molto positivi, epurati ovviamente dal valore legato al costo dell'oro, quindi della produzione di materiali preziosi, ma la gioielleria e anche il Made in Italy che sta nell'ultimo periodo crescendo, quindi sia la parte ovviamente legata alla pelletteria anche, ma anche alla parte ovviamente moda,
e la meccanica, che sono, diciamo, i tre un po' principali settori che guardano all'export, che stanno dando davvero numeri importanti con crescite a doppia cifra. Quindi tutto sommato, nella grande difficoltà con cui le imprese ovviamente operano, a cominciare da costi energetici che purtroppo stanno assottigliando i margini e quindi le potenzialità anche poi di investimento delle imprese stesse, quindi per il 2023 ci aspettiamo, purtroppo legata anche al costo, all'aumento del costo del denaro, ovviamente prezzi che stanno crescendo in generale, un momento davvero difficile per le imprese, ma oggi ancora stanno dimostrando vitalità e segni di dinamismo che devono essere registrati. Scendendo un po' nel dettaglio, partiamo dal dato che riguarda l'export. Arezzo in senso globale segna una percentuale comunque sotto la media regionale, però andando nel dettaglio, come si può leggere questo dato? Sì, dato dello 0,5% di export nel terzo trimestre va letto alla luce del fatto che il comparto principale, cioè quello che fa il 40% del nostro export, che sono i metalli preziosi, in particolar modo l'oro, ha avuto una prosecuzione nella diminuzione dei valori di oro esportato significativa, e oltre il 20-22%. E l'altro invece comparto gemello della gioielleria, per esempio, è andato molto bene e ha registrato un più 25%. Nel terzo trimestre del 2022 di quest'anno rispetto al 2021. Quindi già nell'anno scorso aveva avuto un più 73%. Devo dire che questo comparto dell'oreficeria, ecco, vede luci ed ombre, ma soprattutto luci per quanto riguarda la vendita della gioielleria. E anche l'altro comparto importante, che è la moda, vede un incremento dell'11% e addirittura nel terzo trimestre oltre il 30%. Quindi significa che il comparto manifatturiero, che è caratterizzato da queste due specializzazioni produttive, ad Arezzo va bene. Ovviamente non, ripeto, rispetto al resto della Toscana abbiamo dei volumi inferiori, perché metalli preziosi purtroppo continua questa discesa, e che in termini di volumi di oro esportato risulta inferiore, e naturalmente non possiamo dire che questo è dovuto anche a oscillazioni del prezzo dell'oro, perché il prezzo dell'oro ultimamente è aumentato di oltre il 14%, quindi è proprio un dato significativo relativo al fatto che metalli preziosi ne abbiamo esportati meno. La città oggi ha tutte le chiavi che consentono di aprire le porte, che ci possono consentire di far crescere la città ancora. Così il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella conferenza stampa di fine anno, un bilancio positivo, quello del 2022, secondo il primo cittadino. Eppure Arezzo è oltre la 50ª posizione nella classifica delle province italiane, secondo il Sole 24 Ore, e la vicina Siena è quarta. Le zone periferiche sono sempre più dimenticate, ci raccontano residenti e commercianti. Di poche ore fa anche l'invito di Valeria Alvisi di allargare la pur meritevole iniziativa della Città del Natale anche ad altre zone della città che altrimenti rischiano di essere solo un parcheggio. Per non parlare poi della sicurezza, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno c'è stata un'escalation di furti e micro e macro criminalità che fa davvero molto preoccupare. Devo dire che la nostra attenzione è massima. Il sistema di controllo e di repressione che fa capo al comune è attivo. Non è attivo 24 ore su 24, e sapete che uno degli obiettivi che abbiamo è proprio quello di renderlo attivo per 24 ore su 24, acquisendo nuovo personale. Però insieme alla prefettura, alla questura, al comando dei carabinieri e della Guardia di Finanza lavoriamo e continueremo a lavorare ancora di più per cercare di ridurre questi rischi che oggettivamente ci sono. E poi il tema dei temi per ogni amministrazione comunale, le buche, che adesso in alcuni punti della città sono diventate davvero voragini. Io ho chiesto pazienza, perché in questo momento la struttura amministrativa e tecnica del comune è ventre a terra a lavorare sul PNRR, che è il nostro obiettivo immediato, perché sapete tutti che si deve chiudere entro il 2026, quindi progetti, affidamento dei lavori, gestione dei lavori. Non appena potremo allentare la pressione su questo, avremo le risorse anche
anche umane, per poterci dedicare a una manutenzione che si configura a questo punto per certi pezzi di strada addirittura straordinaria, non più ordinaria. Ma intanto è un bilancio che non prevede l'aumento della pressione fiscale, nonostante la situazione e le esigenze siano molte. C'è bisogno di risorse per quanto riguarda la sanità, che chiude i conti comunque in sostanziale pareggio, ma dobbiamo pensare che tutto quello che consentirà di realizzare PNRR, quindi le case della comunità, gli ospedali della comunità, investimenti in telemedicina, poi avranno comunque bisogno anche di professionisti che possano lavorare per far funzionare questa sanità territoriale che noi abbiamo dato indicazione anche a conclusione degli stati generali della salute di dover rafforzare. Poi c'è il tema di professionisti, alcune specializzazioni mediche dove come dire, ad oggi non è possibile reperire professionisti, e c'è l'aumento del costo dell'energia che grava sui conti della sanità regionale per circa 130-140 milioni. Di fronte a queste esigenze purtroppo dobbiamo fare i conti con una legge di stabilità del governo che, per come è stata presentata, invece riduce le risorse per la sanità pubblica. E la Toscana è una delle regioni che ha forse la sanità pubblica più pubblica che esiste nel nostro paese, ha servizi più diffusi. Quindi questo è un grave problema e io spero che in Parlamento riusciranno a correggere questa manovra del governo, perché c'è bisogno di far fronte alle maggiori spese, che sono appunto quelle di un contrasto alla pandemia che è rallentata ma ancora non è definitivamente sconfitta, aumenti del costo dell'energia, maggiori professionalità che hanno bisogno di entrare a gestire i servizi che in Toscana stiamo pensando di dover mettere a disposizione dei nostri cittadini. Il Cavalluccio è un prodotto della tradizione che ancora oggi batte forte nei nostri cuori, soprattutto il mio e mio fratello. Quando eravamo piccolini, già 4-5 anni, con la nonna Pierina, andavamo a fare i cavallucci. Era un momento poetico, perché vedere sciogliere lo zucchero, mettere dentro gli ingredienti, sfornare i cavallucci, prenderli in mano, sbatterli dalla farina, poi dopo qualche ora imbustarli, era una giornata memorabile. Più che un prodotto natalizio, il cavalluccio per Menchetti è famiglia. Guai a toccare la ricetta originale. Abbiamo la fortuna di preservare tutto quello che ci è stato trasferito. Ci sono delle cose che non possono essere modificate. Cavalluccio viene fatto nelle stesse identiche maniere come prima. Farina, canditi non trattati con l'anidride solforosa, noci, spezie. Il segreto, se vogliamo dirlo, ho un ricordo vivo ancora oggi della cottura dello zucchero. Mia nonna prendeva lo zucchero, lo girava con il mestolino e poi lo prendeva su due dita. Allungando le due dita vedeva quanto filo faceva e a quel punto era il momento buono di prendere lo zucchero. Ecco, poi questo impasto, ci spiegava, va lavorato subito, altrimenti si rovina. Esatto, perché lo zucchero è caldo. Finché è caldo lavori l'impasto. Dopo mezz'ora che lo zucchero inizia a tirare, non riesce più a lavorare il cavalluccio. È un prodotto chiaramente che non va consumato caldo, anzi si apprezza un mese, due mesi, anche tre mesi dopo la sua sfornata. Un prodotto che oggi si consuma solo durante le feste di Natale, ma che i nostri nonni conservavano nel tempo. Chiaramente è un prodotto ricco di frutta secca, ricco di spezie, con il suo zucchero, paradossalmente nel tempo acquista valore e profumo. C'è una regola però per rispettare la tradizione. Quindi ricordiamo, il cavalluccio non si taglia ma si spezza con le mani. Assolutamente. Se fai Natale non fai Capodanno e viceversa, per cui ormai le nostre famiglie sono abituate a vederci a corrente alternata
e questo è il nostro lavoro, lo facciamo l'entusiasmo di sempre, ci piace farlo e a volte Natale si sta sul pezzo a garantire i nostri cittadini. Saranno giornate di lavoro questi giorni di festa a cavallo del Natale, del Capodanno per gli operatori del 118 Aretino, saranno vicini alla popolazione come sempre e ci sarà un rinforzo dal punto di vista sia degli operatori che dei mezzi di soccorso. Il Covid si sta un pochettino attenuando, ma sta arrivando una bella influenza, il picco dovrebbe essere proprio nelle festività. Siamo pronti perché in qualche modo raddoppiamo anche alcuni servizi, qualche ambulanza in più, qualche sanitario in più in servizio, perché prevediamo un bel picco e già abbiamo avuto delle avvisaglie nei pronti soccorsi e comunque hanno avuto un aumento di accessi intorno al 20-30%. E questa cosa qua probabilmente durerà per tutte le festività. Qual è, ecco, il consiglio che si sente di dare alla popolazione nel comporre comunque il numero dell'emergenza durante questi giorni così particolari? Ma io prima ancora di comporre il numero dell'emergenza direi alla popolazione: vaccinatevi per favore, i vaccini non sono uno scherzo. Quello del Covid ci hanno salvato tante vite e quello dell'influenza ci salva tanto. E gli anni precedenti non abbiamo avuto un'influenza perché portavamo la mascherina. Quindi chi comunque ha sintomi eccetera, mette la mascherina. Chi comunque sta in posti sopra affollati eccetera, mette la mascherina. Chi è fragile, mette la mascherina. Non è una cosa, un gioco mettere o non mettere la mascherina, vuol dire proteggere se stessi e gli altri. Che cosa si sente di dire ai suoi ragazzi che saranno al lavoro? Una cosa semplice, grazie, perché è la cosa più semplice del mondo, ma soprattutto una pacca sulle spalle, perché ogni tanto fa bene anche di dire che sono bravi, che sono competenti, che sono empatici, che comunque riescono a dare il meglio di sé sempre e comunque. Vogliamo proprio allargare il senso della famiglia e quindi Giscantus torna a creare questo concerto, evento a sostegno di realtà bisognose. E in questo caso il concerto è offerta libera e sosteniamo quest'anno il progetto Casa Marta, che è promosso dalla Fondazione Il Cuore Si Scioglie e dall'Unicoop di Firenze. Abbiamo il patrocinio anche della Fondazione Guido d'Arezzo e sarà occasione anche per ascoltare musica di rara esecuzione, in particolare musica composta da donne italiane vissute tanto tempo fa nei nostri conventi, ma anche musica diciamo importanti, un autore importantissimo come il nostro Claudio Monteverdi, e quindi siamo molto contenti di prestare le voci in questa situazione particolare. Vuoi fare gli auguri? Certo, auguri a tutto il mondo di pace.